weiß es nie mehr. Ja, 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 ja. Hallo. Zwei Jahre wäre nicht schon ein bisschen. Ein bisschen übertrieben. Ja. Ja, klar. Ja. Secondo giorno qui a Merano, l'ultimo, domani si torna a casa, porto a casa le mie donne, meglio di ieri sera, un po' più vivibile, c'è un po' più di gente, c'è un po' più di movimento, la giornata è stupenda e allora ne approfitto per fare due passi all'aria aperta. E ci si rilassa un po' al sole, sono appena stato a fare shopping per la mia piccola, una serie infinita di biberon, grandi, piccoli. Ormai sto diventando un esperto. Vloggare in pubblico è sempre uno spettacolo perché tutti ti guardano per curiosità, per vedere cosa stai facendo. Una delle difficoltà più grosse per uno che vuol fare vlog è proprio il vloggare in pubblico. E quindi bisogna cercare di riuscire a vincere questo piccolo imbarazzo se si vuole riuscire a fare dei vlog in pubblico. Allora adesso ne approfitto per farvi vedere che io non mi vergogno assolutamente. Infatti sto camminando in mezzo alla gente, sono qui di fronte alle Terme di Merano e sto vloggando in libertà senza grossi problemi. Stanno smontando tutto, stanno smontando la struttura che c'era qua per i mercatini di Natale e io faccio due passi, sono qui di fronte alle terme, qua alle mie spalle, mentre dall'altro lato c'è l'hotel Terme di Merano. E andiamo a vedere un attimino il bellissimo parco che è all'interno delle terme e ci diamo un'occhiata. Terme di Merano alle mie spalle, di fronte a me, scusate, e adesso le vediamo di così. Ecco qua, le terme alle mie spalle. E prosegue il giretto pomeridiano a Merano, dopo il pranzo tipico all'Imbis. Sicuramente gli occhiali aiutano un po' a mascherare l'imbarazzo magari dei primi video, però riuscire già a vloggare così non è male. Poi siamo in un posto dove non mi conosce nessuno, quindi va bene. Certo, il livello master del vlogger sarebbe quello di riuscire a vloggare in un posto dove sei conosciuto, però diciamo che un po' alla volta, intanto va bene così e riusciamo a chiacchierare tranquillamente di fronte a una telecamera anche camminando nel centro di Merano, dove questa mattina, o meglio questo pomeriggio, è pieno di gente. Poi vorrei ricordare che io non sto vloggando con una GoPro piccolina che non si vede, no, sto proprio vloggando con la reflex, col microfono direzionale posizionato, quindi ho proprio un ambaradam di cinepresa che non passa sicuramente inosservata. Ma diciamo che queste giornate qua sono una ottima palestra per allenare un po' le mie doti di vlogger, quindi ne approfitto. Merano, sei la palestra di Pete Lanziner per i vlog. Sto quasi anche per finire la batteria. Oh no! Mega biscotto al cioccolato e marmellata. Direi un ottimo dolce dopo il Würstelmeraner di prima.
buonissimo. Mordi e fuggi. Qua secondo me sono fuggiti e basta. This is wrong.